Gran paura ieri pomeriggio per un uomo di 60 anni di Montano Antiglia. L'uomo è stato miracolosamente salvato dalla guardia medica del presidio 118 del posto. Il paziente, in stato di shock, è stato prontamente inquadrato clinicamente, trattato sul posto e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il paziente è sotto osservazione, ma il peggio sembra essere stato sventato. Il fatto accaduto sensibilizza ulteriormente sulla necessità di una riforma urgente della medicina territoriale e sul potenziamento del servizio 118 e di continuità assistenziale sul territorio cilentano. A Gioacilento, invece, non ce l'ha fatta una donna di 52 anni, deceduta questa mattina a seguito di un arresto cardiaco. Sul posto, immediato l'arrivo dei sanitari del 118 con un'ambulanza rianimativa, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Brutto incidente stradale, intanto ieri sera a Domignano, uno scontro tra un'auto e una moto si è verificato all'uscita della Cilentana. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo del posto che, prontamente soccorso, è stato trasferito all'ospedale San Luca di Vallo per le cure del caso. Nell'impatto il ragazzo ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.